Signor Sergio, cosa stiamo facendo? Buonasera, siamo qui a Vini e Crostini per la preparazione dell'ultimo dell'anno. Stiamo preparando l'olio tartufato per le nostre lasagne che presenteremo all'ultimo dell'anno e per i nostri tortellini al tartufo per tutti i giorni. Per chi vuole assaggiarli, viene qua, sa cosa trova, tutti i tartufi del territorio. Bene, come si fa questa salsa? Bisogna usare prodotti giusti e ben definiti. Olio guerrieri, e noi versiamo dell'olio guerrieri all'interno di un contenitore d'acciaio e poi, dopo aver minuziosamente grattugiato il tartufo, lo immergiamo dentro, lo facciamo macerare, così l'olio prende il gusto del tartufo, che voi non potete sentire, ma c'ha un odore stupendo, e poi lo conserviamo per la preparazione delle lasagne e dei nostri tortellini fatti a mano dalla Betta, chiusi a mano uno per uno, senza nessuna macchina, tutto naturale. Da Vini e Crostini si mangia così, prodotti del territorio, cibi genuini, fa rima anche con Vini e Crostini, cibi genuini. Grazie, arrivederci a tutti. Abbiamo scaldato l'olio guerrieri, sempre olio guerrieri, è l'olio che usiamo noi qui a Da Vini e Crostini. L'abbiamo scaldato, lo versiamo all'interno del nostro contenitore. Dopo aver versato l'olio ben caldo, cominciamo a inserire il nostro tartufo grattugiato, un po' alla volta, piano piano, con delicatezza, per non far disperdere il profumo e l'aroma del tartufo stesso. Così, delicatamente. Un profumo che è inebria, voi non potete sentirlo, ma io sì, e mi viene voglia di mangiare tortellini al tartufo di Vini e Crostini, nonché le lasagne che presenteremo a fine anno, l'ultimo dell'anno, ai nostri clienti che verranno qui da noi a trascorrere l'ultimo e il primo giorno dell'anno insieme a noi. Facciamo servire l'olio. Con questo sistema si mantiene il profumo e il gusto delicato del tartufo sempre, non viene disperso. Non possiamo segnare tutto, qualcosa dobbiamo tenerci per noi. Abbiamo l'esclusiva, su questo abbiamo l'esclusiva. Grazie a tutti, arrivederci.